Bentornati a tutti ragazzi in questo nuovo video. Oggi andremo alla scoperta della Puglia. Il nostro viaggio alla scoperta della Puglia è partito circa un annetto fa, in circa questi giorni, ovvero dal 10 di agosto circa fino al 20. Siamo stati via 10 giorni, di cui 2 passati in viaggio, che in realtà quella è stata anche la parte più brutta del nostro viaggio, perché come possiamo ricordare io e lei, il pullman soprattutto al ritorno si è rotto. Cioè non è che soprattutto, si è rotto quando stavamo tornando a casa, esatto, all'altezza di Ancona, e ci è venuto a prendere un altro bus all'altezza di Rimini era però, quindi abbiamo dovuto aspettare 3 ore. Quindi al posto che arrivare alle 6 di mattina siamo arrivati alle 9. Grazie Flixbus, veramente. E in più non solo, perché all'andata Flixbus, ci tengo a nominarlo perché così anche voi possiate capire come sia stata la nostra disavventura e magari cercare anche degli altri mezzi per ovviare a questi problemi. All'andata il Flixbus non si è mai fermato. Esatto, è uno dei contro del nostro viaggio col Flixbus, quindi noi non ci abbiamo preparato niente, nessun tipo di pasto né niente. Solo penso orribile. Delle caramelle gommose che ci siamo mangiati per tutto il viaggio, perché ci siamo fermati praticamente in Puglia, quindi... È successo anche al ritorno, quindi esatto. Penso che questa cosa qui la fanno praticamente sempre. Sì, perché sono costantemente in ritardo, quindi per arrivare prima tolgono essenzialmente del tempo alle tappe. Insomma ragazzi, il primo giorno, cioè proprio il primo da quando siamo partiti in autobus a quando siamo arrivati, l'abbiamo un pochino passato cazzeggiando e capendo un pochino com'era la zona. Infatti il primo giorno in realtà non è che abbiamo fatto molto, abbiamo preso da mangiare, abbiamo fatto un bagnetto nella spiaggetta che avevamo dietro casa nostra, che in realtà è tutto scoglio. Sì ragazzi, dovete capire che se volete andare in Puglia non aspettatevi una spiaggia con la sabbia dove polleggiare sotto l'ombrellone, perché non è così. Esatto. Infatti la cosa bella della Puglia appunto è scoprire gli scorci nascosti, le grotte, esatto, che però sperimentare. È tutto scoglio, quindi dovete anche aver voglia un pochino di far fatica. In ogni caso, il secondo giorno ci siamo subito fiondati a mare. Più precisamente ci siamo fiondati alle Grotte delle Tre Porte. E qui ho fatto il mio tuffo da 8 metri, perché sì, alle Grotte delle Tre Porte si possono fare dei tuffi bellissimi. Ovviamente bisogna stare attenti, ma lo fanno un sacco di persone, ci sono varie altezze, quella più alta di 8 metri, l'ho fatto per 2 volte, è stato fantastico, quindi ve lo straconsiglio. Poi lì comunque è sempre pieno, ma non è mai pieno comunque di famiglie, quindi è una zona comunque in sicurezza. Sì, no, ma comunque se andate sugli scogli appunto non vi aspettate di trovare molta gente. Una cosa molto scontata che però noi non ci siamo, cioè abbiamo capito solamente una volta arrivati là, è l'ombrellone ragazzi, perché l'ombrellone voi non lo riuscirete mai a mettere giù. Infatti io il primo giorno, quando siamo andati alle Grotte delle Tre Porte, quando siamo usciti dall'acqua mi sono dovuto mettere un telo sopra perché bruciava. Passiamo direttamente al secondo giorno. Ragazzi, il secondo giorno per me abbiamo visitato una delle grotte più belle che si possono trovare in Puglia, ovvero... la Grotta del Fiume. Esatto, perché? Innanzitutto partiamo con lo specificare il perché ha questo nome così singolare, no? Appunto deriva dal fatto che ci sono dei canali, delle sorgenti di acqua dolce che vanno a finire dentro l'acqua salata del mare, creando praticamente una fuliggine all'interno dell'acqua, no? Dove voi in realtà, se state a 2 metri di distanza, fate già fatica a riconoscere la persona che avete davanti. E soprattutto l'acqua in quel caso è più fredda rispetto alla temperatura del mare, quindi in realtà è stato anche ottimo per rinfrescarsi. In ogni caso questo è il perché del nome. In più, in questa grotta veramente meravigliosa, potete trovare dei super cunicoli dove ci siamo infilati, no? Da tutte le parti. E c'è stato anche un momento in cui salendo su una piccola cavità all'interno della grotta abbiamo potuto notare questo buco essenzialmente dove ci siamo infilati entrambi. Piccolissimo. Esatto, però ragazzi veramente è stata una roba, cioè, troppo bella, no? Dici wow.
sì, anche perché è tutto, è la grotta, è tutta una cosa naturale, cioè non è che dici è fatto apposta, è la natura che ha creato questi passaggi alla fine. Passaggi, esatto. Sì. Un'altra caratteristica fondamentale, secondo me, di questa grotta qua è il fondale. Un fondale, ragazzi, davvero trasparente, cioè l'acqua era super trasparente, super limpida e super cristallina. In più, unita a un fondale sabbioso, quindi non rocce come di solito, avete una tonalità di azzurro che è impressionante quando andate a fare il bagno lì. Poi si vede tutto quello che c'è nel fondo. Esatto, vabbè, sì, che poi alla fine è sabbia, diciamo. Sì, anche pesci però. Sì, esatto, anche tanti pesci. Io reputo personalmente questa grotta come una delle più belle della Puglia. Perché abbiamo visto delle altre grotte che erano semplicemente, sì, c'era la cavità, la solita grotta, ma non c'era niente di, insomma, da escursione, da vedere. Invece in questa grotta qui, come vi abbiamo già spiegato, sono un sacco di passaggi, di cose divertenti da fare. Quindi anche secondo me è tra le più belle. In più, ragazzi, voglio parlarvi un secondo della Puglia di sera, perché purtroppo non abbiamo filmati, magari vi metto qualche immagine qua. In ogni caso, la Puglia di sera, ragazzi, si anima davvero tanto, soprattutto quando sul lungomare iniziano a spuntare le bancarelle, tipo dopo le 7 di sera, insomma, iniziano a spuntare le prime bancarelle dei venditori ambulanti, dove potete trovare veramente di tutto. Ovviamente molti sono souvenir che porterete con voi in vacanza, tipo... faccio vedere. Lui, ragazzi, cioè non c'entra niente con la Puglia, però era talmente tanto figo che ho dovuto prenderlo, cioè come sì, fai non prendere una cosa di tutto, genere. Vi giuro. Esatto. Buttatevi sul cibo, ve lo consiglio. Sì, infatti noi abbiamo trovato un mercante che vendeva tutti degli snack, ma particolari, esatto. Mai visti, sì, cioè una roba... snack, però noccioline comunque. Tutta sì, io li chiamo snack, però. Tutta la frutta secca e frutta... frutta. Ma anche sì. Non frutta, anche tipo c'erano delle tipo patatine alla paprika, ma erano in una forma stranissima. Sì, cioè, perché era riso soffiato, tipo, o mais soffiato, qualcosa del passateci, genere. Passateci, prendete, provate, ve lo consiglio. Sì, esatto, ragazzi, veramente. Da quel venditore lì, in quel venditore lì, ragazzi, abbiamo speso un sacco di soldi, anche perché prendevano dei chili, proprio di buste, anche perché lui te li prendeva. Per il pranzo del giorno, esatto, dopo. Ce li tenevamo anche per il pranzo, troppo buoni. Infatti, il terzo giorno, siamo andati a visitare... Dillo tu perché non me lo ricordo. La grotta del diavolo? No, siamo andati a visitare la chiesa di Santa Maria di Leuca. E diciamo che il percorso di per sé è un pochino arduo, infatti, Madonna. Come puoi ricordare, 100 milioni di scale da fare, sì, esatto. Sotto il sole. E poi anche una bella passeggiata prima di arrivarci, quindi con calma, non è però che ci sono merita. Solo le scale. In ogni caso sì, ragazzi, merita davvero tanto. Se potete, andate anche voi a visitare questa chiesa. Non in realtà di per sé la chiesa, perché la chiesa dentro... c'era una messa, non siamo praticamente sì. Entrati, però proprio il paesaggio, esatto. L'essere lì è davvero bello. Poi... di fianco, ragazzi, infatti c'era anche il faro, perché cioè essenzialmente quella era una collina, quindi metterci un faro lì sopra era la posizione più strategica. Per segnalare appunto il porto. Poi una volta arrivati in cima, lì vicino al faro, troverete anche lì altri mercanti, però lì vendono soprattutto souvenir, altre cose. Sì. Anche comunque durante il passaggio per andare su dalla chiesa trovate altri negozietti, anche cose in ceramica. Comunque davvero guardatevi intorno perché merita anche i negozi che ci sono. Io per esempio, ragazzi, ho preso questo qua che mi sembra davvero bello come oggetto ornamentale. Che è un vaso in ceramica, loro lì comunque sono famosi per le ceramiche, quindi perché no? Tanto sono solamente 40 euro spesi. Ma non è vero, beh, comunque, l'ho presa anch'io. Comunque non costava poco, fidatevi. Però è davvero bello come sì. Sopra scrivania. Stavo dicendo, da lì, da quel punto si vede, si ha veramente una bellissima vista su tutto il paese, quindi di Santa Maria di Leuca. E anche sul mare. Ecco, finalmente è arrivato il 12 agosto. Perché dico 12 agosto? Perché è il suo compleanno. E perché finalmente? Perché è il mio compleanno. Perché? E infatti io ho fatto un bellissimo regalo, secondo me. Ovvero, gli ho regalato un giro in barca con lo skipper durante il tramonto. Ma qui ci arriviamo più tardi. Visto che il pomeriggio era dedicato a quello, al mattino siamo andati alla Grotta del Diavolo. Ma questo ci arriveremo dopo. Infatti perché niente. Fin da subito, ragazzi, quando mi sono svegliato... mi è andata a prendere i pasticcini. Alle 6 di mattina, vero? Svegliato col suo bel cornetto al pane di stelle.
2. E la ringrazio tanto. In ogni caso, per ricompensare di questa meravigliosa sorpresa, l'ho portata alla Grotta del Diavolo. Sfortunatamente quel giorno c'era un pochino troppo vento per godercela pieno, anche perché la Grotta del Diavolo dovete pensare che è formata in due parti, due conche. La prima dove arriva tutto il vento e le onde sono davvero forti, quasi impossibile da fare il bagno, perché io mi sarei anche potuto buttare, però poi non sarei riuscito a tornare su, quindi anche no. Non sarebbe stata una bella situazione. Invece nell'altra conca di fianco, con un po' di voglia di camminare, di arrampicarsi, perché già per arrivare a quella grotta lì abbiamo dovuto veramente fare dei pezzi molto in pendenza, arrampicandoci sugli scogli, quindi sì, beh, è molto figo, però metteteci anche questa cosa, cioè non, secondo me non è adatta alle famiglie. Nella conca dove c'era l'aria, fortunatamente abbiamo trovato una piscinetta naturale dove abbiamo potuto fare il bagno egualmente. Ovviamente non ci siamo potuti immergere o quant'altro, però almeno abbiamo potuto rinfrescarci. E anche se in realtà dentro questa piscinetta... Carina, ma non troppo, devo dire. Sì, perché dentro questa piscinetta secondo me c'erano o dei pesci o degli anemoni che lasciavano delle strisciate tipo a mo' di medusa sulla pelle, e questo mi ha dato un po' di fastidio durante questa vacanza, però fa lo stesso. Ma niente, io mi proteggo. Abbiamo potuto fare il bagno in tutta tranquillità, godendoci il panorama e soprattutto anche la bellezza delle rocce che ci affiancavano, perché la Grotta del Drago e la Grotta del Diavolo, buonanotte, è molto particolare perché è un'enorme scogliera, molto alta, e di conseguenza quando riesci ad arrivare fino in fondo hai una scogliera alta almeno 20 metri che sovrasta tutto. È una tappa che noi vi consigliamo, ma intanto vi consigliamo assolutamente di avere delle scarpette fatte apposta e non delle ciabatte classiche, perché davvero c'è da arrampicarsi e da faticare. Poi ve lo consigliamo se avete voglia, infatti stavo dicendo, di arrampicarvi, di un attimo, un po' ci vuole di agilità per questa tappa. Sì, un pochino di voglia di fare, semplicemente. C'è anche un'altra cosa che merita, ovvero il viaggio che mi ha regalato lei. Questo viaggio in barca ci ha permesso di vedere delle zone dove altrimenti non saremmo potuti mai andare, come per esempio la Grotta del Soffio, che per me veramente io reputo una delle grotte più belle, soprattutto per il modo in cui ci si arriva e la sua posizione, anche perché contate di avere un mare estremamente blu sotto i vostri piedi, questa grotta dove potete arrivarci solamente facendo un pochino di apnea, niente di che in realtà, perché c'entravano anche i bambini. Dentro praticamente voi troverete una bolla d'aria dove potete respirare tranquillamente, anche se l'accesso al di fuori sarà ostacolato dalla grotta stessa, infatti dovrete andare sott'acqua e riemergere dall'altra parte. Il nome di questa grotta, ovvero Grotta del Soffio, deriva dal fatto che quando il mare è molto mosso fa entrare un grosso quantitativo d'acqua all'interno di questa grotta, e con la pressione con cui gli arriva l'acqua sibula il suono di un soffio? Sì, esatto. Cioè, l'acqua entra veloce e riesce ad uscire con tanta velocità di quando è entrata, e fa anche questo suono, essenzialmente. Sì, vabbè, comunque questa è il succo del discorso. Dopodiché il giro in barca continua. Infatti abbiamo visto tante altre grotte, come per esempio la Grotta dei Giganti. Poi è stato bello perché comunque gli skipper ti spiegano proprio la storia di tutte le grotte e monumenti che vai a vedere. Sì, beh, comunque oltre a spiegarvi diciamo la storia dei nomi di solito delle grotte, ti fanno anche fare ovviamente un bagno a ridosso di esse, ovviamente, per visitarle. Il pezzo forte, appunto quello che noi non ci aspettavamo di riuscire a vedere, è stato appunto un tramonto come quello che abbiamo visto in barca quel giorno, perché davvero le previsioni davano brutto tempo, ma noi siamo riusciti lo stesso a goderci veramente un tramonto straordinario in barca, brindando con tutti gli altri. Quindi ragazzi, davvero un'esperienza unica. Io vi consiglio di fare comunque il giro in barca, secondo me è una tappa che merita, perché andate a vedere grotte che da soli non riuscirete mai a vedere, intanto vi fate un giro,
scherzate, vi fate un tuffo. Io ve lo consiglio come esperienza. Sì, esatto, poi ragazzi non sono quei 40 euro all'interno di una vacanza che vi cambiano la vita. Infatti. E per 40 euro io, se potessi, lo rifarei anche ora proprio, perché è stata davvero bella come esperienza. E poi dura un po', perché comunque siamo stati lì sulle 3 orette, abbiamo visto il tramonto con anche l'aperitivo, quindi per me ha meritato davvero. Beh ragazzi, che dire, il viaggio termina qui, speriamo vi sia piaciuto questo video. Esatto. Vi lasciamo godere questo meraviglioso tramonto.